Ciao a tutti e bentornati. Oggi in soli 20 minuti prepareremo un primo piatto veramente gustosissimo. Pasta corta, io ho scelto fusilli, dosi per 4 persone, 400 g di pasta corta, 300 g di pomodorini che taglieremo a metà, uno scalogno o una mezza cipolla, 300 g di prosciutto crudo tagliato a listarelle, 50 g di parmigiano, olio d'oliva, sale e pepe quanto basta. Andiamo con la preparazione. Prima di tutto mettiamo sull'acqua per la pasta e portiamola a ebollizione e procediamo con la preparazione del nostro condimento. In una padella capiente mettiamo un filo d'olio d'oliva e mettiamo a rosolare lo scalogno. Ovviamente ricambio. Passate un paio di minuti, ho buttato la pasta, nel frattempo ho tagliato a metà i nostri pomodorini. E poi vi ricordo che la pasta va scolata al dente e tenete un mestolo di acqua della pasta da parte per poi unirla al condimento. Ho buttato il nostro prosciutto crudo e lo facciamo andare 3-4 minuti. Fatto andare per 4 minuti il prosciutto, aggiungiamo i pomodorini tagliati in due. E lasciamo andare per altri 4 minuti. Aggiungiamo un pizzico di sale, una ventagliata di pepe, mescoliamo e mettiamo il coperchio e appunto lasciamo andare. Il nostro condimento è praticamente pronto, uniamo la pasta scolata al dente, vediamo il girato, aggiungiamo un goccio di acqua della pasta, questa vi dovete regolare voi in base a quanto soggetto aveva fatto precedentemente il condimento per non lasciarla né troppo secca né troppo bagnata. Uniamo il parmigiano reggiano, facciamo saltare in padella un minuto e mezzo, tutto quanto insieme e il nostro primo piatto è pronto. Il nostro primo piatto è pronto, impiattato. Buon appetito a tutti, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!